Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai la batteria a destra del compartimento del motore. Con una chiave a bussola, una prolunga lunga e una bussola da 13, svita la placca di sostegno della batteria e rimuovila. Premi sulla linguetta di plastica per sollevare la copertura della batteria. Non iniziare mai staccando il polo positivo, perché tutta l'auto è ancora connessa al negativo. Potresti generare delle scintille pericolose per la rete elettrica dell'auto. Con una piccola chiave a bussola e una bussola da 10, inizia rimuovendo il morsetto negativo della batteria. Dopo averlo tolto, assicurati che il cavo stia ben staccato, per evitare che per sbaglio si riconnetta alla batteria. Potrebbe infatti danneggiare il circuito elettrico dell'auto. Ripeti l'operazione sul morsetto positivo. Adesso puoi togliere la batteria. Gratta l'interno dei morsetti con carta vetrata per togliere lo strato di ossido bianco ed evitare avarie sul lungo periodo. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Inserisci la nuova batteria premendola bene contro il suo supporto. Cospargi i morsetti con grasso ramato per migliorare il contatto con i cavi e contemporaneamente limitarne l'ossidazione. Collega prima il morsetto positivo. Bloccalo con una chiave a bussola con bussola da 10. Infine, ripeti l'operazione sul morsetto negativo. Riponi la copertura della batteria. Rimetti a posto la placca di sostegno della batteria e stringi con la chiave a bussola. Operazione conclusa. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico!